rinviare a dopo le elezioni regionali. Vede, io ho molto apprezzato alcune parole che diceva prima il consigliere Brandoni. C'è bisogno in questo paese di una forza politica che nelle parole, nei fatti, nei comportamenti, in ogni singolo atteggiamento quotidiano faccia capire con chiarezza che c'è una parte del paese, una parte che oggi è minoranza, ma può e diventerà presto maggioranza in questo paese, che non accetta il modo di governare di questo centrodestra e non lo accetta su niente, perché non stanno dando soluzioni ai problemi del paese, stanno soltanto utilizzando uno straordinario potere economico, mediatico, di influenza sull'opinione pubblica che hanno per far credere che stanno affrontando i problemi, ma non stanno risolvendo nessuno dei nodi gravi e pesanti che oggi attanagliano questo paese. Allora, noi ci sentiamo oggi un dovere, una responsabilità, che è quella di farci carico, insieme alle altre forze del centro-sinistra, di elaborare un progetto, che sia un progetto per un'alternativa di governo, su tutti i temi sui quali questo governo latita o prende in giro gli italiani. Voglio partire da quelli che magari possono sembrare i più lontani dallo stereotipo di Italia dei Valori, ma che è uno stereotipo, ci tengo a sottolinearlo, non è quello che noi siamo.